Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con un nuovo episodio di Minecraft, signori. Allora, prima di partire dal video vi ringrazio sempre per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale, signori. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Dovremmo anche trovare un nuovo axolotl da mettere qui dentro, però per ora sta bene lui lì, bello tranquillo e da solo. E abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, signori, e per questo ho bisogno del vostro supporto e del vostro aiuto. Io ci sto provando, portando un episodio al giorno da ormai da più di 100 giorni. Ci siamo presi solamente una piccola pausa all'inizio di settembre, ma siamo qui, signori, e senza il vostro aiuto non possiamo andare avanti. Mi raccomando, basta semplicemente un clic sul pulsante del mi piace, dell'iscrizione e anche un commentino tattico. Signori, cosa facciamo oggi? Oggi completiamo sto cazzarola delle palle delle rane che mi hanno rotto veramente le palle in maniera assurda. Qua le rane oramai si è perso il conto di quante ce n'è qua dentro. Potremmo farla accoppiare ancora? Ma io direi anche di sì, però non a sto giro, signori, non decisamente a questo giro. Cosa vogliamo fare? Dobbiamo smontare il tetto di legno, in primis. In secundis dobbiamo fare delle decorazioni interne. Volevo utilizzare anche la luminite, ma sinceramente mi rompe troppo le palle andare a recuperare la luminite. Quindi facciamo una cosa molto semplice: andremo a utilizzare direttamente le catene e queste lanterne che abbiamo. Ma in primis dobbiamo distruggere tutto quanto il legno che abbiamo lì. Entriamo, chiudiamo la porta senza far scappare le rane, che sarebbe una cosa buona e giusta. E iniziamo, signori, a distruggere tutto quanto il legno, stando attenti a non distruggere anche il vetro perché potrei dare di matto dopo quello che ci abbiamo messo nello scorso video per costruire tutta sta cazzarola di ambaradan di vetro. Allora, dove possiamo andare? Andiamo di qua e continuiamo a distruggere. No, sono cascata in acqua, ma non riesco neanche a prendere le misure, porca miseria. Signori, siamo arrivati a 100 episodi, porca miseria, questo è il 100 o il 105 o il 106, non mi ricordo sinceramente perché sto registrando in successione a quello di ieri, ancora non l'ho numerato e non ricordo più che numeri siamo arrivati, stiamo dando i numeri, decisamente i numeri. Comunque, signori, detto questo, faremo ancora qualche episodio un po' così, molto blando, anche domani, e sto cascato di nuovo in acqua. Anche domani conto, sì, nei prossimi giorni magari di iniziare qualche altro progetto, ma così molto semplice, anche perché dobbiamo un attimino fare il primo volo con l'elite in cui si bloccherà completamente tutto il computer, ma lo voglio fare creando una sorta di come posso chiamare? Una scala verso l'infinito, una piattaforma verso l'infinito. Voglio cercare tipo di arrivare il più in alto possibile che si può arrivare con l'altezza dei blocchi qua di Minecraft, che ora non so di preciso quanti sono. Se ve lo sapete scrivetelo nei commenti, anche se registrerò subito dopo questo video quello di domani, quindi non avrò il tempo di leggere i vostri commenti, però voi, signori, scrivetemi sempre i commenti, io sono sempre pronto a rispondere e ad accettare i vostri consigli e suggerimenti, anche critiche. Le critiche fanno sempre sempre bene, sempre bene. E quindi faremo una sorta di tunnelone, di tunnel enorme, una sorta di scala infinita per riuscirci a lanciare verso l'infinito e oltre. Ricordiamoci che io, diciamo, vado molto avanti con certe volte mi perdo perché magari non so quale possa essere un prossimo episodio da andare a fare, ma ricordiamoci che noi ancora ci mancano effettivamente tanti progetti, molto pallosi, ma tanti progetti. Del tipo, signori, ci manca il Tempio dell'Oceano, ci manca la Magione, ci manca l'aria perché siamo sott'acqua, però va bene. Ci manca la farm di Enderman, ci mancano il tempio. No, ho distrutto la. Ma quanto sono stronzo! Ho distrutto la come si chiama lì? La ninfea, la cazzarola, come cazzarola te chiami? Quante me ne restano ancora? Me ne restano tante. Come passeremo questo video? Distruggendo legno. Questi finalmente la potranno rivedere la luce, potranno ricrescere ancora un po' e siamo contenti di questo, così diamo tridimensionalità o quantomeno diamo. Mi fate passare, grazie, gentilissimo. E diamo dimensioni un poco più normali ai bambù che hanno una dimensione ridicola e così si possono estendere un pochino di più. Abbiamo rotto una canna da zucchero che non serviva a niente. Va bene, ricrescerà nella sua totale grandezza e potenza.
E quindi diciamo che sì, nei prossimi video voglio fare questo discorso del lancio con l'elitra. Dobbiamo provare l'elitra, signore. Ce l'abbiamo da qualche episodio e ancora non abbiamo fatto nemmeno un volo. E questa cosa non va assolutamente bene. In tutto questo sta calando la notte e non è niente male, perché così riusciamo a piazzare giusto l'illuminazione per... Certo che queste rane rompono le calle, rompono, diciamo che rompono, non diciamo cosa, però rompono un pochetto. Io riesco a salire sull'albero? Grazie, gentilissimo, questa è un'ottima cosa che io riesco a salire qua sopra, perché così possiamo piazzare anche le catene da un punto leggermente più alto. Oh, finalmente abbiamo liberato sto albero che non lo potevo vedere, signori, circondato di legno, era una cosa tristissima. Ok, ora, se non sbaglio io qui già c'ho una catena, quindi potremmo fare così e mettere una lanterna qui. Oh, che cosa carina, già abbiamo dato luce lì. Ne abbiamo altre 7, direi di fare altra cosina così, con un'altra lanternina qui. Perfetto, poi dove ci può servire luce, ci può servire luce da questo lato, signori. E potremmo anche piazzare una lanternina. La posso piazzare così bello, anche così a buffo. E a buffo le piazzerei anche. No, 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 buffo così no. Magari sempre con una catena sotto, sì. Con la catena sopra, sì. Stiamo finendo le lanterne. Questa cosa non va bene, ma le lanterne le possiamo comunque rifare molto tranquillamente. Ok, già c'è più luce. Ci manca un po' di lucetta là. Allora, io direi intanto di scendere, perché dobbiamo scendere un attimo. Abbiamo finito le lanterne in tutto questo, quindi facciamoci le lanterne, recuperiamo le torce. Dove stanno le torce? Ah, le torce già stanno qua. Ma non ho la crafting table. Porca di una paletta ambriaca. Non ho una crafting table, mannaggia a me. La soluzione qual è? Crearne una. Non ho intenzione di uscire, rientrare, rientrare, riuscire. Creiamone una. Anzi, già ce l'ho, la mettiamo qui un attimino. Così le facciamo vedere alle rane le crafting table. Scriviamo lanterne, che non potrò fare perché non ho i noodles qui, come le pepite. Facciamo una botta. 4 ce l'avevamo già. Perfetto. Ora fammi magari altre 4 lanterne. Dai, non voglio esagerare. Dai, 4 mi basta. Voglio essere buono. Che cazzo lo vuoi, rana? Non ne ho palle di slime. Mi dispiace. Per ora non vi potete accoppiare. Mi dispiace, ma non vi potete accoppiare. Allora, io ne metterei una lì, così, a buffo. Un'altra la metterei qui con due catene. Così. Una, due, e mettiamo là questa, così illuminiamo anche di qua. Dobbiamo illuminare un pochetto di qua, ne abbiamo detto. Quindi io ho altre due catene, che però mettiamo, facciamo così. Facciamo... Così, e qui è illuminato, e poi dovremmo metterne uno là. Come ci arrivo lì? Trallero, trallallà, con la mitica terra, signori. Diciamo che la mitica terra ci salva sempre. Se magari, ok, secondo me mi basta. Sì, abbiamo due catene. Possiamo fare uno e, riuscendo a centrarla, due, e la lanterna. Perfetto. Leviamo questa terra di qua che... Non ci interessa, le rane non devono giocare con la nostra terra. Recuperiamo un attimino velocemente tutti i brick di legno, anche se penso che questo fatto di dover mettere le lanterne, li abbiamo recuperati tutti volendo, anche qui sopra. Non riesco a salire, perché non riesco a salire? Non ha importanza. Sì, penso che ci siamo. Avevamo rotto una di queste, piazziamola di nuovo da questa parte di qua, se non ricordo male, a buffo. Quindi mettiamola qua. Ci sta? Sì, più che buona. Usciamo un attimino, vediamo il risultato finale di questa nostra bellissima opera. Se riesco a uscire, mannaggia di una miseria. Ok, evitiamo che scappino le rane. No, chiudi, mamma mia, stava scappando la rana. Sì, almeno è illuminato, signori. Almeno è illuminato. Sì, dai, non si possono lamentare le rane. Dai, è illuminato. C'hanno la luce per poter vivere serenamente. I bambù la stanno crescendo, ma forse già sono arrivati all'altezza. Questo qua mi sa di sì. Questo mi sa che già... No, questo ancora può crescere. No, questo è arrivato già all'altezza. Penso di sì. Questi invece stanno crescendo.
Quelle sono canne da zucchero. No, non ne abbiamo più bambù, signori. Potremmo mettere un bambù là, levare magari più canne da zucchero. Qua mi mancano dei bambù, cazzarola. Ah, aspettate un attimo. Mi mancano dei bambù. Mi mancano i bambù. Com'è possibile che ho fatto questo errore madornale? Allora, rompi te. Ok, ne abbiamo quattro. Facciamo uno, due e tre. Perfetto, così qua è bello pieno. Un altro lo metterei qui, rompi questo. Uno. Sì, no, riempiamo tutto, signori, come se non ci fosse un domani. Voglio bel, deve essere fitto, fitto, come se non ci fosse un domani. Abbiamo finito, rompi questo, che tanto dovrebbe essere uno di quelli piccolini. Addirittura 6 me ne ha dati, porca miseria, che cazzo me ne devo fare di 6? 6 sono esagerati, non ho dove metterli gli altri 6, vabbè, me li conservo in saccoccia, signori. Me li conservo. Mi fai uscire, ecco, c'è un piccolo problema con la porta, però va bene. E diciamo che non è più il caso di farli riprodurre perché siamo un attimino arrivati a numero. Però ci potrebbe anche stare. Da che cercavamo due rane perché non riuscivamo a trovarla, che abbiamo una palla di vetro piena di rane. Che cosa carina, che cosa carina. Detto questo, signori, io vi ringrazio. Guarda, questi tre bambù li vado a mettere qui. Tanto chi se ne frega qua, nel villaggio degli zingari, qui, dei villaggeri. Nel villaggio dei villaggeri, questi tre bambù li andiamo a mettere qui. Guarda, così. A buffo, proprio qui. Facciamo l'alberello sta. Mamma mia, quanto è grosso sto alberello. L'alberello sta tutto di lì, quindi li mettiamo qua dietro, qua, così. Mettiamo uno. Mettiamo due. E se non sbaglio dovrebbe esserci un'altra intersezione fra le due case e facciamo 3. Perfetto, così qua cresceranno questi grossi tre bambù come se non ci fosse un domani. Quel golem lo ammazziamo? No, per questa volta lo lasciamo vivo perché ci può tornare. Perché no? No, ci serve vivo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto e anche la zona delle rane, signori. L'abbiamo portata a termine. È stata una gran rottura di scatole, ma anche le rane hanno il loro zoo privato. Detto ai signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!